Sono Luca Gibello, caporedattore del Giornale dell'Architettura. Ormai da 4 anni c'è una collaborazione in atto tra la nostra rivista, che è un mensile di architettura internazionale distribuito su tutta Italia, e Bioecola, in particolare l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, con cui abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione dovuto alla diffusione del premio su scala nazionale, il premio Domotica e il premio Sostenibilità, che, a cui noi interessa particolarmente dare rilievo, e per questo motivo quindi sono sempre invitato una volta durante la settimana della bioarchitettura qui a intervenire o a coordinare i lavori di un momento di, appunto, di un momento di incontro. E quest'anno appunto con invece Hans Ehrnhorn, che è un esperto della Fraunhofer, che è un istituto di fisica degli edifici tedesco a Stoccarda. Credo che il bilancio di questa mattinata di incontro con Hans sia stato interessante, in quanto siamo passati da un discorso generale di coscienza legato alla necessità di ridurre i consumi energetici e, facendo i conti in tasca alle famiglie, appunto, i costi di gestione di qualsiasi tipo di impianto e di funzionamento più in generale della propria abitazione o degli uffici o degli edifici pubblici, per poi scendere nel dettaglio di come questo sia possibile attraverso varie tecnologie, attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi tecnologici, ma anche attraverso la loro verifica sul campo sia negli interventi costruiti sia ancora a monte, attraverso un ampio spettro di test a cui l'Istituto Fraunhofer sottopone prodotti, progetti, sistemi tecnologici in collaborazione stretta con le aziende, le imprese del settore. Quindi ci ha raccontato appunto Ehrnhorn questo legame stretto tra industria, ricerca e utenza finale. E infatti, a proposito dell'utenza finale, ci raccontava che loro sono soliti in Germania avere molti tour, molte visite guidate agli edifici, ma anche alle aziende, dove si portano le persone a far vedere e a far capire come funzionano questi nuovi edifici, perché poi raccontava molto giustamente che le persone magari all'inizio chiedono solo quanto costa, ma poi una volta che nel momento in cui entrano nell'edificio, magari ne apprezzano le qualità spaziali o le qualità tecniche, la texture dei materiali, il modo con cui sono realizzati gli impianti o costruite le stratigrafie delle facciate. A quel punto allora si interessano e capiscono che probabilmente una maggiore qualità può portare a dei risparmi successivi, anche se magari l'esborso iniziale può essere superiore.